Io sono Persefone, il mio romanzo d'esordio, e racconta una delle storie più affascinanti del mito greco, secondo me, quella di Persefone, la figlia di Demetra, che viene rapita da Ade e trascinata giù negli inferi per diventarne la regina. Questo romanzo è un po' il naturale punto d'arrivo di quello che faccio ormai da 3 anni sui social, dove racconto la storia, la letteratura, la mitologia, cose di cui parlo tutti i giorni anche in classe, visto che sono un insegnante di lettere. Il mito piace, continua a far sognare, io ne sono un grande appassionato, vedo che anche i ragazzi lo sono. Queste storie sono davvero eterne. E la divulgazione del mondo classico, secondo me, oggi ha delle nuove possibilità grazie alla forma del romanzo, ma anche grazie, per esempio, ai social. Io credo che anzi questi strumenti siano propri della letteratura, sono comunicazione, sono narrazione, sono la naturale estensione delle scienze umanistiche nella società di oggi. Dalle fonti classiche, volevo scrivere una storia vincente, godibile, ma allo stesso tempo rispettosa di quello che per millenni su questi personaggi è stato raccontato. È uno dei miti più antichi di sempre, le fonti sono tante, a volte anche discordanti tra loro. Comunque i più grandi riferimenti su tutti sono stati sicuramente le Metamorfosi di Ovidio, per quanto riguarda il mito vero e proprio, ma anche l'antichissimo Inno a Demetra, e poi l'Eneide di Virgilio e l'Odissea per quanto riguarda tutta la costruzione del mondo degli inferi. Il set del romanzo infatti è principalmente il regno dell'oltretomba. E per raccontarlo mi sono appoggiato a questi autori che lo descrivono, soprattutto Virgilio, dettagliatamente. In questi testi ci sono personaggi e immagini potentissime, che io a volte ho semplicemente preso così come sono e rielaborato con un linguaggio attuale, potando tutto il testo da quelle complessità del linguaggio poetico, del linguaggio epico, cercando però di mantenere il contenuto così com'è, per raccontarlo ancora una volta. È incredibile l'oltretomba pagano, ci sono divinità, mostri terribili, personaggi con cui Persefone deve imparare a relazionarsi, mentre lei vorrebbe solo scappare e tornare sulla terra. Persefone è un personaggio complesso da trattare, perché è una delle protagoniste assolute del mito greco, però nelle fonti classiche non ha mai avuto una voce tutta sua. Si limita cioè a subire la volontà di dei più grandi di lei. Mi sembrava quindi interessante provare a darle la parola, affinché ci raccontasse in prima persona questa esperienza, che è sicuramente un'esperienza di sofferenza, ma anche di crescita. È un po' un romanzo di formazione questo. Questa ragazza ha un destino già scritto, si occuperà della fertilità della terra, dei raccolti, dei campi, e rimarrà casta per sempre, questo è quello che ha scelto sua madre per lei. In realtà però il suo fato sembra essere un altro. Dovrà governare il regno dei morti a fianco di Ade, che l'ha rapita brutalmente e l'ha portata giù con sé. Persefone quindi dovrà capire chi è, cosa vuole diventare, a quale mondo appartenga davvero. È una divinità antichissima, quasi archetipica, è da sempre il simbolo di tutto ciò che più ci riguarda da vicino. Il mito di Persefone racconta il complesso rapporto che si ha con i propri genitori, la scoperta della propria identità e soprattutto il grande mistero della morte. Credo che tutto ciò la renda la più umana tra tutti gli dei pagani e anche la più affascinante.